Apri la porta, ti copro io. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Sei pronto, Artyom? Seguimi. Ok, saliamo. Sembra che non ci sia nessuno. Indossa la maschera antigas prima di arrivare in superficie o ti ritroverai a boccheggiare come un pesce fuori d'acqua. Quasi. Questo è il teatro Korolev. È molto vicino alla torre. Carica l'arma! Eccoli che arrivano. Insieme, Artyom! Sei pronto? Gira! Usciamo! Ed eccola qui, Artyom, la nostra meta. Rispondi! Ullman, rispondi! Passo! Ti sento forte e chiaro. Passo. Siamo alla torre. Ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti? Passo. Affermativo. Abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione. Passo. Andiamo, gli altri dovrebbero essere già arrivati. Lieto di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine? Formate un cerchio.
sarà più dura che nella biblioteca. Al mio segnale. Merda! Fuoco a volontà! La vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Andiamo, Artyom. Merda, porci, malattia. Ne ho passate di peggio. Alex. Sì, Nikolai? La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Sergei! Avete visto il mio Sergei? L'altra pattuglia è stata bloccata. Dobbiamo aspettare molto. Ospedale in piedi. Andiamo, Artyom. Capisco, ma restate calmi. Dobbiamo mantenere l'ordine. E di Alexei si sa nulla. Pieter! È l'avamposto. Alexei era tra i combattenti. Oh, qualcuno... sei tu. Il capitano ha detto che stava bene, ma spero sia vivo. Vieni, Alex. Salve, Artyom. Sono stati tetri. Capisco, ma restate calmi. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. 2 sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questa prima o poi le porta alla morte. Non ce la faccio. Non ci arrivo. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta! Benvenuto all'Expo, Hunter! Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter.
Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. Cosa e di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri allarme! Non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Io Alex, Hunter... dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Prendi un'arma, Artyom! Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. È l'ospedale, sentono l'odore del sangue. Bene. Ma certo, è un cecchino coi fiocchi il ragazzo. Niente tetri qui, solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura, è questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Beh, ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi, con la mente distrutta. I tetri hanno distrutto il posto di guardia esterno! Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi.
Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario.